Adesso torniamo a parlare di economia, di problemi nazionali. Ci sono dei dati abbastanza negativi che stanno emergendo. La Banca Italia ha presentato uno studio attraverso il quale il reddito delle famiglie è crollato del 4%, e abbiamo anche recenti dati Istat che vorremmo un po' confrontare, confermare attraverso un esperto. E abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Arrigo, che è docente di finanza pubblica all'Università La Bicocca. Do il benvenuto al professore, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuto professore. Grazie. Senta, oggi volevo intanto partire da un dato, non so se lei ha avuto occasione, sicuramente lo ha fatto perché lei è un esperto. Il Washington Post, le pagine europee, parlano della manovra del governo italiano in modo molto negativo, dicendo che sono motivo di forte recessione non solo in Italia ma anche sul piano europeo. Sì, questo è più o meno quello che noi abbiamo sempre detto, no? Sì. Nelle nostre conversazioni. Sì, sì. Però la Merkel legge Washington Post, questo mi chiede. Dobbiamo curarcelo. Perché insomma questo atteggiamento tedesco è, diciamo così, un po' paradossalmente sconcertante. Sì. L'idea, no, che si debba comunque perseguire il pareggio di bilancio in breve tempo, in 2 anni, indipendentemente da come va il ciclo economico, quindi sì, se c'è recessione o se non c'è recessione, se c'è crescita, se c'è recessione grave, no, bisogna comunque pareggiare il bilancio. La cosa è, diciamo, è molto difficile da spiegare agli studenti. Io quest'anno sono ritornato dopo un po' di anni a insegnare anche macroeconomia e devo dire che un tempo non c'era questo confronto lezione per lezione, giorno per giorno, tra quello che si racconta, che sono i manuali consolidati, e poi è la realtà esterna che dice il contrario. Insomma, non c'è in nessun manuale l'idea che si possano fare manovre pesantemente recessive per pareggiare il bilancio in un momento di crisi economica sostenuta. Prego. Tra l'altro i dati di finanza pubblica che sono usciti oggi, visto che ha pubblicato i dati, sono sempre soggetti a correzioni, ma in genere sono marginali. Insomma, i dati di finanza pubblica del 2011 sono forse gli unici dati economici dell'Italia soddisfacenti, perché dopo tutto il resto, tutta la parte reale dell'economia ha dati che sono tutti tra il negativo e il pesantemente negativo, insomma sembra quasi una caporetta. Invece qui siamo deficit PIL, disavanzo PIL, è sceso alla 3,8%. 3,8% era al 4,6 l'anno scorso, era al 5,4 l'anno prima, quindi ogni anno stiamo facendo dei gradini di riduzione del disavanzo. Il 3,8 non è molto distante dal 3% che era il vecchio parametro di Maastricht, no? Sì. E sostanzialmente il 3,8 è anche un valore medio sul quale l'Italia si è collocata tra il 2003 e il 2007. Sì. Se noi prendiamo i dati di disavanzo del 2003, 4, 5, 6 e 7, abbiamo sostanzialmente che più o meno abbiamo sempre sforato il 3 e siamo stati più vicini al 3,8 che al 3,5. Secondo lei questo trend proseguirà ancora oppure... Allora, se fosse un miglioramento di mezzo punto all'anno direi ok, va bene, quindi passiamo dal 3,8 al 3,2, 3,3, sì, 3 massimo, ma non possiamo pensare che in 2 anni lo azzeriamo. Ecco, non solo, ma caricandoci peraltro dell'accordo preso per abbattere il debito pubblico, che ci costringe praticamente a fare una manovra aggiuntiva sicuramente, perché noi dobbiamo... Sì, noi dovremmo, diciamo così, avere delle tappe di riduzione annua del rapporto debito-PIL, visto che siamo molto al di sopra del 60%. Del 3% superato, annuo. Quest'anno dovremmo aver superato, abbiamo superato il 120, insomma, esatto, decimale esatto, più, decimale meno. Per cui dovremmo andare al 3% annuo per 20 anni. Sì, però il problema non è tanto il numeratore, beh, secondo me è il denominatore, certo, perché voglio dire con il 3%, noi siamo abbastanza vicini a quel 3% che era il famoso parametro di Maastricht, sì, e quel 3%, sì, se uno tiene il 3% di disavanzo per lungo tempo, per molti anni, da qualunque livello di debito PIL, di rapporto debito PIL parte, convergerà in ogni caso al 60%, che era l'altro parametro di Maastricht,
se il PIL nominale cresce del 5% sì, all'anno, perché il 3% è il 60% di 5. Sì. Però, il PIL allora, cresce, il problema è lì. Però il PIL l'anno scorso è più 0,4 in variazione reale e più 1,7 in nominale. Certo. L'1,7 è molto più distante dal 5%, no? È più o meno un terzo di quanto non sia distante il 3,8 dal 3. Quindi il grosso scarto è sulla crescita, non è sul disavanzo pubblico. Un'altra cosa che mi stupisce un po', oggi si è dato un'importanza fondamentale, il presidente Monti ha detto è un passo epocale l'accordo sull'articolo 18, che secondo me non modifica molto poi il sistema del lavoro italiano, perché così come rimodulato sostanzialmente non dà nessuna, tanto che le aziende hanno detto era meglio non toccarlo per niente che fare quello che abbiamo fatto. Diciamo così, credo che su questo articolo 18 ci sono stati degli scontri e delle controversie che hanno natura più ideologica che economica, non so quanti casi i lavoratori e i casi di licenziamento si sia andati nel caso dell'articolo 18 con ricorsi giuridici, eccetera, però no, il grosso del problema del lavoro è il costo del lavoro, non tanto i salari che sono bassi in Italia e un operaio Fiat guadagna più o meno la metà di un operaio Volkswagen, ma le aliquote fiscali, il cuneo fiscale sul costo del lavoro che è esorbitante. Ma io guardi, ho gioito per l'accordo perché ho pensato e penso e spero che il governo si occupi di altro, per cui abbandona questo che era diventato praticamente un tormentone. Possa provvedere a fare altro. Esatto. Io aspetto sempre il governo al varco di un capitolo che si dovrebbe chiamare privatizzazioni, che però è una parola che fino al momento attuale io non ho ancora sentito. O tagli praticamente alla spesa pubblica, che pure è una manovra che non si riesce. No, anche quello è una cosa molto impegnativa, però tagliare la spesa pubblica in maniera ragionevole, quindi bisogna ristrutturare il settore pubblico. Per tagliare la spesa bisogna ristrutturare il settore pubblico. Si può fare abbastanza velocemente, nel senso di studiare il problema e stabilire un percorso, però ovviamente gli effetti sono diluiti nel tempo, uno fa delle riforme strutturali, all'inizio l'effetto è scarso e poi l'effetto è crescente nel tempo. Questo ovviamente non giustifica il fatto di non farlo, di farle lentamente, bisogna avviarle subito, ma non mi aspetto grandi risultati in un anno, due o tre.